E buongiorno a tutte e a tutti. Io non sono un critico d'arte, quindi non aspettatevi da me che appunto mi soffermi dal punto di vista artistico su questa carrellata che faremo insieme, un itinerario che intreccia disperazione ma apre anche a qualche squarcio di speranza. Facciamo attraverso alcune opere d'arte che ho scelto e cercheremo appunto attraverso queste immagini che abbiamo di fronte di riflettere insieme su questo grande tema che è poi quello della condizione umana. E naturalmente collocandomi dentro al corso che è stato iniziato già, no, con la presentazione generale del libro di Giobbe, anch'io parto da questa immagine di Georges de la Tour, l'ha dipinta nel 1630. Nel museo di Épinal, e rappresenta la moglie che rimprovera Giobbe. Pareva interessante questa figura incombente di questa donna vestita bene che guarda a questo povero Cristo come una sorta di fallito. Mi veniva in mente mentre la contemplavo quello che abbiamo sperimentato in questo periodo, quando ci siamo accorti che questo coronavirus, almeno inizialmente, era soprattutto un virus che sembrava colpire l'Occidente presuntuoso, che guardava come la moglie di Giobbe il terzo e quarto mondo che in qualche modo è purtroppo dentro a tutte le sue realtà drammatiche. E noi pensavamo, come la moglie di Giobbe, di essere al sicuro e di poter in qualche modo dare il nostro giudizio su chi invece purtroppo vede la sua vita segnata, appunto. Questa figura incombente e giudicante illumina Giobbe che sta sotto ed è significativo perché, non so se lo intravedete, sotto il piede sinistro di Giobbe c'è un coccio rotto, il coccio con cui lui si gratta le piaghe, però forse rappresenta anche la condizione dentro cui lui si sente, questo essere coccio rotto per le disgrazie che si sono accumulate, ma anche per il giudizio su di lui, perché in qualche modo sembra che se lo meriti, un po' come qualche volta noi paesi occidentali, giudichiamo gli altri, anche quelli che vengono qua, ieri era la giornata del migrante, no? E sono appunto uomini e donne che quando arrivano qua sembra che non abbiano voglia di lavorare, che la condizione in cui sono se la meritano, non sono come noi che invece con la nostra forza, con la nostra intelligenza, con la nostra capacità siamo come la moglie di Giobbe, no? Vestiti bene e guardiamo dall'alto in basso. In realtà, la domanda che ci facciamo insieme a partire proprio da questo dipinto è: ma siamo sicuri che questo Giobbe sia semplicemente un povero Cristo? Scusate l'espressione, uno sfigato, uno che in qualche modo anche un po' se l'è meritato? Oppure è lo specchio drammatico della condizione umana. E noi che vorremmo essere tutti e solamente dalla parte della moglie, in realtà ci ritroviamo dalla parte di Giobbe. Voi che siete afflitti da un peso che le vostre spalle non possono sopportare, voi alle cui braccia mancano le forze, voi le cui mani cadono di stanchezza, guardate il tempo della prova, guardate il tempo di Giobbe. Sono versi di Karol Wojtyła, il poemetto giovanile su Giobbe. E allora partiamo in questo nostro itinerario chiedendoci: ma com'è la condizione umana? Questa condizione umana che parte dalla nascita, culmina nella morte e continuamente ci interroga. Partiamo allora dalla nascita.
Questa foto di un parto che è un venire alla luce, quindi un ricevere un dono grande, una benedizione che è la vita. Però questo venire alla luce è nel pianto, è nel trauma e c'è anche una sofferenza che noi sappiamo esserci dentro appunto questa condizione umana. Del resto ogni genitore che mette al mondo un figlio potrebbe raccontarci gli interrogativi che ha avuto nel cuore. Da una parte la consapevolezza di dare qualcosa di splendido, che è la vita, ma dall'altra le grandi domande. Ma vale la pena che metta al mondo un figlio? Ultimamente perché muoia. E non solo la morte ultima, ma le mille morti che qualche volta sperimentiamo durante la vita. Quindi questa nascita, che pure dice qualcosa di bello e di grande, ha già dentro in se stessa degli interrogativi. Come vediamo anche da questi ulteriori due dipinti, sempre di Latour. Il primo è un dipinto di Latour, de Latour famoso, è una natività. Ogni volta che la vediamo ci commuove, viene usata spesso nei biglietti augurali di Natale, perché c'è questo clima di intimità, di tenerezza, di dolcezza, di bellezza. Però se entriamo dentro al quadro e ci avviciniamo a quel neonato, allora lì le domande cominciano a diventare davvero urgenti dentro di noi. È vero che era la modalità del tempo, che è arrivata fino a quasi i giorni nostri, di fasciare strettamente i bambini. Però in realtà ci chiediamo, ma questo bambino vive o muore? È un nascituro o è un morituro? Tra l'altro, de Latour, che pure dal punto di vista della sua arte ha avuto anche dei successi, perché è diventato a un certo punto anche pittore di corte, a livello personale ha avuto molti lutti, gli sono morti molti figli, ma del resto a quel tempo succedeva. E allora, entrando appunto nel quadro, davvero ci chiediamo se questa nascita non sia già un anticipo di morte, se tutta quella dolcezza e tenerezza in realtà non nasconda la domanda, ripeto, sulla condizione umana. Questo lo si vede anche nell'altro dipinto di Latour. Qui c'è solo il particolare del neonato, ma qualcuno si ricorderà che il quadro è l'Adorazione dei pastori. Questo bambino nella paglia, ancora una volta, è tutto fasciato e non può non venirci in mente la lettura che già i Vangeli dell'infanzia fanno, ma che è stata come amplificata dalle icone dell'Oriente, e quando rappresentano la Natività, in realtà la rappresentano dentro una grotta che è già una tomba, e molte volte addirittura la culla è una piccola bara, e le bende sono le bende di colui che poi sarà posto nel sepolcro. Certo, rimane che nella fede ogni nascita che è morte, però illuminata anche dall'amore che è più forte della morte, il grande tema della risurrezione. Tutti i Vangeli sono alla luce della Pasqua, ma non dimentichiamo mai che la Pasqua non è prima la morte e dopo la vita. Questa è, come dire, l'interpretazione cronologica che noi diamo degli avvenimenti pasquali. C'è anche questo, per carità, no? Prima Gesù nasce e dopo, scusate, prima muore e poi risorge. In realtà, ciò che sta al cuore dell'annuncio della Pasqua è proprio che c'è un intreccio continuo tra morte e vita. Non c'è realtà di vita che non abbia dentro già la morte. Però noi scommettiamo che non ci sia nessuna realtà di morte che non abbia già dentro la vita. E questo è l'annuncio pasquale. E noi stiamo dentro a questo groviglio e di volta in volta, a seconda delle esperienze, purtroppo, no, la nostra sensibilità, ma anche appunto le esperienze che facciamo, la nostra realtà di uomini e donne, pende o dalla morte, o verso la morte, o verso la vita. Ed è per questo che il kerygma, l'annuncio che è il cuore del Vangelo,
impatta con la vita. Perché? Perché la vita è così, vita e morte insieme. Allora, ecco, questa lettura che è quella, ripeto, dell'Evangelo, soprattutto quando leggiamo i Vangeli dell'infanzia che sono scritti alla luce della Pasqua, ci viene riproposta da questo neonato che ancora una volta potrebbe dormire tranquillamente e quindi essere quella scena di bellezza che dicevamo, potrebbe anche sperimentare quello che ci attende. Ed ecco allora un altro dipinto, questa volta siamo nell'epoca contemporanea. Questo è il dipinto di un pittore, Damien Hirst, che se voi guardate in internet trovate che il soggetto prediletto di questo pittore contemporaneo, che è molto quotato tra l'altro, no? Le opere di questo Hirst sono quotatissime proprio a livello economico. Voi troverete moltissimi teschi, anche se poi lui cerca di abbellirli, perché molti di questi teschi sono plasmati, perché li fa anche proprio come scultore, con dei gioielli, quindi trasfigura il teschio, ma rimane teschio. Qui ha dipinto il parto ed è appunto questo venire alla luce ancora una volta, che però è drammaticamente dentro quella sofferenza, quell'urlo di Munch a cui approderemo poi nel nostro itinerario, sembra come anticipato dal viso di questo bambino che è già vecchio. Qualche volta succede, no, che vedi i bambini che escono dal grembo della madre e hanno tutte le rughe, nel senso che sembra già scritta tutta la storia che siamo chiamati a fare nella nostra condizione umana. Allora questo pianto è l'inizio di una sofferenza, punto di domanda. Certamente, come si dice, ed è così, si nasce per morire. E dicevamo allora che la condizione umana va dalla nascita alla morte. Allora, la morte, come la leggiamo, anche dal punto di vista così della nostra fede, qui ho messo un disegno di Chagall. Conosciamo Chagall, i suoi disegni, soprattutto quelli biblici, che rappresenta il momento della morte di Mosè. Qualcuno si ricorderà come viene raccontata la morte di Mosè, in particolare nel libro del Deuteronomio. Al capitolo 34 del Deuteronomio, versetto 5, si dice che Mosè morì secondo la parola del Signore. Perché? Perché è morto prima di entrare nella terra promessa, perché aveva dubitato e quindi lui l'ha vista dall'alto, Monte Nebo, però non ci è arrivato. E quindi ecco il motivo per cui questo versetto dice che è morto secondo la parola o secondo l'ordine, tradotto mi pare attualmente nella Bibbia che leggiamo in chiesa della CEI, secondo l'ordine del Signore. Però se noi andiamo nell'originale ebraico, troviamo che è scritto che Mosè morì sulla bocca di Dio. E da qui nasce la splendida interpretazione che già davano i rabbini, che noi nasciamo e moriamo sulla bocca di Dio, perché il nascere viene riportato e rapportato al gesto di Genesi, quando Dio plasma l'essere umano dalla terra, l'Adam, il terrestre che viene da Adamà, la terra, e insuffla, soffia. E lì, no, prende avvio la nostra avventura umana. E questo soffio di vita che lui ci dà, alitandolo dentro la nostra bocca, glielo restituiamo nel momento della morte. Ecco perché nasciamo e moriamo in un bacio di Dio. Questo dicevano i rabbini. E questo è un modo per, no, in qualche, sì, sentire anche che leggiamo il dramma della condizione umana. Dal nascere al morire, non da soli, ma dentro un soffio, che per noi è lo spirito, che ci dice una presenza d'amore. Però, come abbiamo sentito dall'inizio,
se Dio non dà risposte nemmeno in Gesù Cristo al mistero del dolore, quindi della condizione umana, non possiamo pensare che questo fatto di essere sulla bocca di Dio, baciati da Lui nel nascere e nel morire, risparmi, no? Tutto il dramma. Questo dramma che andare incontro alla morte diventa davvero ciò che tutti sentiamo per noi e per le persone che amiamo, per ogni uomo e donna. E questo, sempre a partire dall'Evangelo, ci viene presentato in modo particolare attraverso che cosa? Quell'ecce homo, ecco l'uomo, che nella narrazione in particolare della passione di Giovanni a un certo punto ci viene messo di fronte, come dire, non abbiamo solamente un condannato a morte, non abbiamo solamente appunto un povero Cristo che sta per essere ucciso dalla violenza e dal potere, forse abbiamo lo specchio di quello che ultimamente siamo ciascuno e tutti. Allora volevo con voi guardare un attimo questi due ecce homo di Antonello da Messina, grande pittore quattrocentesco. Questo primo ecce homo è lì che ci guarda, o meglio, ha degli occhi che sembrano addirittura non guardare o guardare nel vuoto, ed ha questa smorfia nella bocca che non è neanche di sofferenza, perché non possiamo dire che sta soffrendo nel senso fisico, ma è insieme di interrogativo, quasi di stupore, ma di uno stupore tra il negativo e l'interrogativo, e potremmo quasi, permettetemi questo modo fosse un po' ironico, mettere un fumetto sulla bocca. E sarebbe interessante, no? Se io mettessi un fumetto sulla bocca, oppure come fanno qualche volta nei fumetti, ci sono dei pallini per dire che sta pensando, non so se vi ricordate, no? Allora, se io mettessi dei pallini e un riquadro, che cosa scrivereste voi dentro lì? Che cosa sta pensando questo uomo che siamo tutti noi, uomini e donne? Ne valeva la pena? È questo per cui io sono nato, sono venuto al mondo, ho vissuto la mia esperienza. Quindi davvero uno specchio molto profondo della nostra condizione umana. L'altra immagine, sempre di Antonello da Messina, l'altro ecce homo, invece qui non abbiamo la smorfia nella bocca, ma abbiamo una bocca semiaperta. Anche qui sarebbe interessante allora mettere il fumetto, perché in un certo senso qui sentiamo che c'è un passaggio che va più verso la speranza. Ecco, abbiamo intitolato questa carrellata tra disperazione e speranza. Ecco, la prima era più una disperazione quasi interrogata e rassegnata, quasi ancora più tragica che non la sofferenza fisica, no? Qui invece abbiamo un guardare verso l'alto, vedete, no? Che sta guardando verso l'alto, e un aprire la bocca in una invocazione. E che cos'è questa invocazione? Torneremo tra poco su questo, aiutandoci anche con le scritture, con l'Evangelo. Però prima di ritornare su questo, vorrei mostrare un'altra immagine di ecce homo. Questa è contemporanea di un autore inglese, Mark Willinger. Questo Mark Willinger nel 1999 a Trafalgar Square ha messo questa statua dell'ecce homo, che non è una sofferenza gridata, ma c'è una compostezza anche riflessiva da questo punto di vista. Quest'uomo condannato ha le mani dietro, no? Legate, ed è solo appunto
dalla corona che ha messo sulla testa che noi possiamo avere l'allusione all'Ecce Homo evangelico. Se poi facciamo un primo piano sul volto, allora ancora di più. Qui in qualche modo vediamo una sofferenza che permette di rientrare dentro se stessi. Perché se togliete un attimo la corona, non vi viene in mente qualcuno che sta drammaticamente soffrendo. Rappresenta un essere umano, che siamo tutti e ciascuno, che sta rientrando in sé per dire e che senso ha questa esistenza. Ripeto, togliendo per un attimo la corona di spine, a me sembra rappresentare l'itinerario verso l'interiorità. Ricordate la grande frase di Sant'Agostino: non uscire da te stesso, rientra in te stesso e nell'essere umano interiore che abita la verità. Allora, qui ci chiediamo anche se tutte quelle prove che divengono sofferenza e qualche volta dramma non siano anche la modalità con la quale la vita ci riconsegna a questo itinerario di interiorità. Quello che abbiamo sperimentato e stiamo ancora sperimentando, no? Per alcuni in maniera davvero drammatica in questo tempo di coronavirus, è stato anche questo. Eravamo come troppo esposti al di fuori. Forse anche il lockdown ci ha costretti a dire ma come sto vivendo, no? La mia esistenza, come riprendo in mano questa mia vita. Quindi potremmo dire che nessuno si augura di arrivare a situazioni di sofferenza estrema, e abbiamo visto chi ha pagato prezzi enormi di questo virus, no? A proposito, cito sempre, perché mi aveva colpito, il commento che aveva fatto un tale, ho perso poi la citazione, era uno che però aveva commentato in pari in Inter, se non ricordo, la frase di Papa Francesco quando ha fatto la grande preghiera nella piazza San Pietro deserta: siamo tutti sulla stessa barca. E questo tale ha detto: a dire il vero, siamo tutti nella stessa tempesta, ma con barche diverse. Perché certamente la barca in cui ero io, che avevo lo stipendio che arrivava lo stesso in banca, no? Che avevo il cibo dentro il frigorifero, che ero tranquillo dentro a casa mia, anzi non è mia, è il vero della comunità, casa canonica, non è la stessa barca di altre realtà. Però per dire, che anche chi, come partiamo sempre dalla moglie di Giobbe, no? Vestita bene, che guarda dall'alto in basso, si ritiene al sicuro, viene il momento in cui deve rientrare in se stesso. Vi dicevo che però questo Ecce Homo che noi troviamo nell'Evangelo, come dire, è specchio di questo cammino tra disperazione e speranza che troviamo anche nell'Evangelo. Allora vorrei rievocare brevemente con noi, di fronte a un primo piano del crocifisso di San Damiano, che tutti conosciamo, l'interpretazione della morte di Gesù che viene data dagli evangelisti. È un vero e proprio itinerario della disperazione alla speranza. Perché? Perché se io leggo la versione, la prima, storicamente sembra, no, che è stata scritta, che è quella di Marco, trovo Marco 15, 34, che Gesù gridò a gran voce, c'è questo grido drammatico: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Certamente sappiamo che è un salmo, il Salmo 22, però certamente è il versetto di un salmo che dice dramma, che dice abbandono, ma soprattutto fa pensare il verbo che Marco usa per dire che Gesù grida, è il verbo boao,
da qui la parola boato in italiano. E alcuni filologi che studiano, no, questa sì, in maniera approfondita anche i vocaboli e il vocabolario, sottolineano che boao indica un gridare verso il vuoto, cioè un gridare, ma con la sensazione che dall'altra parte non ti ascolta nessuno. Quindi capite che davvero Marco legge il morire di Gesù in una maniera fortemente drammatica. E questo è così appunto provocatorio, al limite del dire: ma com'è possibile, no? Che quando Matteo rilegge e riscrive la stessa scena, perché quando noi leggiamo nella traduzione è uguale. In realtà, se voi prendete Matteo 27, 46, Matteo non se la sente di dire che Gesù grida verso il vuoto e prende una particella greca, anà, che vuol dire verso l'alto, e la mette prima del verbo boao, e quindi anà boao. Come noi quando non sappiamo che santi chiamare, diciamo beh, guardo verso l'alto, sì o no? Ecco, il grido, secondo Matteo, è verso l'alto, quasi a dare appunto un senso di speranza, un po' come vedevamo prima nel passaggio dal primo Ecce Homo di Antonello al secondo. Il secondo guarda in alto e certamente la bocca è una bocca che probabilmente sta dicendo: Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato, no? Che seguirà la scena della morte, però anticipa quello che poi griderà. Però ecco, c'è già una direzione che viene data a questa disperazione, tra virgolette, a questo abbandono. Sapete che poi quando invece Giovanni, che è l'ultimo evangelista, riprende questo, Giovanni 19,30, è compiuto. Quindi certamente rimane la sofferenza, la morte drammatica perché è morto ucciso, no? Ammazzato, però in questo compimento che quindi dà senso a quel morire. Se poi approdiamo a Luca, anche se è stato storicamente probabilmente scritto prima di Giovanni, ma un approdo quasi di questo itinerario di speranza, com'è che racconta la morte Luca? Luca 23,46. Sempre citazione di un salmo, il Salmo 31, non più il Salmo 22, ma con un affidamento: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Come dire, un itinerario che va verso il fidarsi e l'affidarsi nel momento della morte. Questo fa sì che, allora, questo andare, no, dall'estremo, potremmo dire quasi della disperazione, invece alla consegna di speranza, questo fa sì che poi abbiamo, lungo il cammino anche della riflessione teologica, ma anche della sensibilità dentro le chiese cristiane, abbiamo una differenza tra la tradizione di Oriente e la tradizione di Occidente. Perché la tradizione di Oriente, che è rappresentata dal crocifisso di San Damiano e da altri crocifissi, è una tradizione che legge il crocifisso alla luce del risorto. Il crocifisso di San Damiano, come tanti altri crocifissi orientali, è già risuscitato. C'è anche il movimento, qui non si vede tutto, ma no, va verso l'alto, tanto che sopra c'è. Nel riquadro sopra c'è Gesù che sale al cielo, ma tutto il corpo del Cristo va verso l'alto come fosse il risorto. Ma guardate il volto non è il dramma, non è l'ecce homo, non è la disperazione, ma è non solo la consegna, ma addirittura la consapevolezza di essere già, no, dentro l'abbraccio d'amore del Padre. E quindi ecco questa tensione che ha l'Oriente verso la gloria, perché tutto l'Oriente ha questa prospettiva fortemente escatologica, si pone già, no, nel mondo definitivo, nella realtà dove non c'è più sacrificio,
sofferenza, né lacrima, perché Dio le ha asciugate dai nostri occhi, siamo nella Gerusalemme celeste e siamo già lì a contemplare appunto il superamento di tutta la realtà qui ancora ci stritola. Questi sono tutti i crocifissi dell'Oriente su fondo d'oro, appunto, che dicono questa realtà dove il dramma della storia è già superato in quell'aldilà della storia che noi vediamo. È l'operazione in qualche modo che si fa nell'Apocalisse, che da una parte racconta il groviglio non solo della condizione umana ma della storia, tutte le immagini di mostri, di realtà drammatiche, di terremoti, di questo e di quest'altro, di fuoco, non sono altro che, io dico sempre quando leggi l'Apocalisse, non è altro che quello che vedi alla sera alla televisione che leggi al mattino sul giornale, no? Però dentro a tutto questo ogni tanto si apre uno squarcio, perché lo schema di Apocalisse non è come gli Evangeli prima e dopo, adesso c'è il tempo storico, poi ci sarà, no, il tempo escatologico. Lo schema è alto-basso, il basso è un basso continuo con tutta la drammaticità delle nostre storie e l'alto sono questi squarci dove sei già nel mondo di Dio, sei già al cospetto del trono dell'agnello, sei già con le vesti bianche, sei già a inneggiare, no, a cantare e a dire alleluia. Perché? Perché è la gloria, naturalmente con tutta la difficoltà che c'è quando questa posizione diventa unilaterale e l'andare verso la gloria diventa una fuga rispetto invece alla storia, che è ciò che invece tiene presente il mondo occidentale, che essendo più radicato nella storia è ancora dentro al non ancora, non al già, no, realizzato. Però ecco, che ci sia appunto un guardare la croce e le croci, perché vuol dire tutte le croci, anche quelle personali, quelle collettive, alla luce già della Pasqua, questo permette che ci sia appunto anche una iconografia che vi dicevo che è tipica dell'Oriente, ma che ha anche dei riflessi in Occidente. Allora qui vorrei farvi vedere una immagine da due punti di vista, perché è lo stesso crocifisso, questo è un crocifisso spagnolo. Vedete il Cristo che sorride? È sulla croce ma sta sorridendo. Se guardi l'altra immagine è lo stesso, ecco, è lo stesso crocifisso ma un'altra angolatura, con un'altra luce, ma è la stessa. Vedete il sorriso. Questo culmina, no, culmina nel senso che da un punto di vista storico è prima, però forse è l'icona, l'immagine che qualcuno di noi ha più in mente. Se vai avanti, Nico, in questo Cristo sorridente di Lorenz, ed è un Cristo sorridente che trovate spesso rappresentato, è stato scritto anche un libro su questo crocifisso sorridente. Ecco, questo Cristo che sorride sulla croce, che sembra quasi, come dire, una beffa rispetto alla condizione del crocifisso, però è proprio questa lettura fortemente di fede e della fede nella risurrezione che permette a questo volto di Cristo di sorridere già sulla croce. A qualcuno può venire in mente che cosa? L'ultima tentazione di Cristo, che è un libro del 1960 di un autore greco, Nikos Kazantzakis, che poi è stato ripreso dal film di Scorsese del 1988, L'ultima tentazione di Cristo. Ve la cito perché è interessante questa lettura che è stata fatta. Nel film, ad esempio, si vede che Gesù sta per morire sulla croce e arriva sotto una bambinetta tutta bella che rappresenta un angelo, che gli dice: ma non vorrei mica che il padre voglia che tu muoia, il padre vuole la vita, vuole, e quindi scendi da quella croce, riprendi la tua vita. Allora Gesù dice: sì, è vero, scende dalla croce,
riprende la sua vita, a un certo punto che si sposa, fa figli, eccetera, eccetera, arriva il momento della vecchiaia, è lì che sta morendo sul suo letto e attorno gli appaiono tutti i suoi amici, i discepoli, che gli dicono: ma tu quella volta hai tradito la tua missione, no? Quando era ora di arrivare a dare la vita, hai preferito svignartela, morire sul tuo letto perché era troppo duro stare lì inchiodato alla croce. E lui dice: ma veramente me l'ha detto l'angelo che dovevo scendere, che mio padre voleva questo? In quel momento si ripresenta quell'angioletto, quella ragazza, e si trasforma nel fuoco che Gesù aveva visto nel momento delle tentazioni. E quella è l'ultima tentazione di Cristo, come la racconta di per sé anche Luca, perché quando Luca finisce il racconto delle tentazioni dice che il diavolo abbandona per ritornare all'ora opportuna, quella giusta, che è l'ora della croce. E allora quel scendere dalla croce diventa in realtà uno sfuggire alla condizione umana, dire: vabbè, io accetto di venire in mezzo a voi. Ecco, prima è stato citato il grande inno di Filippesi: io accetto di non rimanere lì con il Padre nella mia condizione, l'essere uguale a Dio, ma non fin fondo, non toccando il fondo, la condizione di servo, cioè lo svuotamento, la kenosis, cioè mi va bene, ma non chiedetemi di toccare il fondo. E invece, ecco, l'abbraccio della condizione umana o arriva a toccare il fondo con noi, oppure in realtà non è un abbraccio totale. E quindi, al di là del fatto che Gesù, ripeto, è morto ammazzato, e quindi non dobbiamo dimenticare la violenza, la realtà, però è anche fino a che punto si è fatto uno di noi e come noi e ha preso il tutto della condizione umana. Allora, tornando al film, che poi lo dice anche il libro, ma nel film è visivo e quindi più evidente, in quel momento Gesù ritorna sulla croce perché quella era stato tutto un suo pensiero, una sua, no? E muore sorridendo. Infatti in quel film lì muore con un sorriso, come dire: no, la sofferenza ci, ma perché sto sposando in pieno la condizione umana fino in fondo. Ecco perché troviamo appunto all'interno invece del mondo occidentale che la morte è davvero drammatica. Andare avanti. Allora qui, per dire che soprattutto noi nel mondo occidentale, dentro a questa prospettiva di storia, non possiamo addolcire troppo la pillola, vi ho messo questa foto della mummia urlante. Ed è una mummia che è stata scoperta e però vedete, a proposito del grido che poi ritroveremo in Munch, come qui l'urlo della morte sia di una drammaticità unica. Ecco perché, già ve l'avevo detto, la iconografia occidentale rappresenta il crocifisso in tutta la sua sofferenza. E qui ne vediamo una rappresentazione. Questo è il crocifisso che sta al centro del Polittico di Sant'Antonio di Issenheim, perché era stato fatto per il monastero di Sant'Antonio Abate di Issenheim, che è dipinto da Grünewald tra 1512 e 1516, e guardate il corpo straziato del Cristo. Anche lì c'è questa bocca semiaperta nel grido, ma guardate appunto la rappresentazione della condizione umana in tutto il suo dramma. Ai piedi, se vai dopo, della croce, ah no, volevo, prima di arrivare ai piedi della croce, sempre per usare anche le immagini cinematografiche, se Scorsese mette il Cristo che ultimamente ride, qui abbiamo la Passione di Mel Gibson, forse qualcuno di voi avrà visto questo film, che non risparmia niente, no, della sofferenza. Vedete Gesù qui che è veramente, no, un corpo che è tutta una piaga, e come sta urlando verso l'alto, e lì, interessante Gibson, perché anche lì c'è una sorta di piccolo squarcio di speranza, perché se vi ricordate, almeno chi ha visto il film,
Questo grido, che secondo Marco è un grido verso il nulla, invece verso Matteo, verso l'alto, che risposta c'è in quel film? Dal cielo scende una goccia, perché comincia a piovere, però c'è una goccia che viene proprio presentata in primo piano, che scende e si spiaccica ed è la lacrima del Padre. Come dire, appunto, che c'è una partecipazione dall'alto di questa realtà, appunto, di strazio. Sempre nel Politico di Isenheim, ecco, ai piedi della croce c'è Giovanni, discepolo Gesù amava, che sorregge la madre. Dall'altra parte c'è invece Giovanni il Battista, che indica con un dito sproporzionato, ecco l'agnello di Dio. Tra l'altro qualcuno si ricorderà la lettura che Karl Barth dà di questo politico, e quando legge il dito enorme, sproporzionato, puntato verso il Cristo, dice: quella è la missione della Chiesa, no? Di indicare il Cristo, e non di centrare su di sé. In ogni caso, ecco, qui abbiamo soprattutto la Maddalena, vedete, ai piedi, che anche lei ha la bocca semiaperta perché partecipa di questo strazio, di una morte che ci tocca tutti, no? Quindi, una realtà che, ancora una volta, Maddalena tenta di vivere nella fede perché ha le mani giunte, però sono attorcigliate in un gesto di disperazione, se vedete bene, no? E quindi sempre questo impasto, di dramma e di tentativi di speranza, anche nella fede. Questo dramma della morte, del morire, naturalmente nell'ecce homo che è Cristo, ma è l'umanità, ciascuno di noi, è rappresentato in una maniera splendida nel compianto di Niccolò dell'Arca. Questo compianto lui l'ha fatto tra il 1463, no, scusate, niente, è appunto della seconda metà del 400, perché lui vive tra il 1463 e il 1490. Niccolò dell'Arca era chiamato anche Niccolò di Apulia o Niccolò di Bari, non Nicola di Bari, che è un'altra roba. È chiamato a un certo punto dell'Arca a Bologna, perché se andate a Bologna, l'Arca della tomba di San Domenico, nella parte bassa è del Pisano, ma la parte superiore è di questo Niccolò, e da quel momento viene chiamato Niccolò dell'Arca. Vedete il compianto e i personaggi che stanno attorno. C'è al centro, naturalmente, Giovanni, il discepolo che Gesù amava, sappiamo che siamo ciascuno di noi. C'è la madre, qui a sinistra, le tre Marie, e quello è Giuseppe d'Arimatea. Vediamo nei particolari adesso, a proposito dell'urlo. Allora, partiamo dal discepolo che Gesù amava. Tra l'altro sapete che nelle icone orientali questo fatto che lui è il discepolo che Gesù amava viene rappresentato dalla mano sul volto, che non è patinarsi sul mento semplicemente, ma è come una vicinanza, una tenerezza. Quindi lo trovate spesso anche nelle icone più antiche, che lui ha la mano qua. Però vedete qui il dolore, che è però più interiore, più trattenuto, è più dentro qui. Dolore, il dramma di partecipare alla morte dell'amico, del maestro. Invece esplode nelle donne. Guardate, oh, questa è la Maddalena, il grido, di lei. Guardate ancora le altre due, proprio questa è la Maddalena sulla destra. Vedete, veramente l'esplosione, della sofferenza. E la madre. No, ancora, beh, altri due, un altro particolare, sempre li ho messi perché, appunto,
sono specchio di questo grido drammatico, esplosivo. Per arrivare invece alla madre, in questa bocca cava, che davvero sembra gridare, ma giustamente un grido, come dire, che forse è senza voce da un certo punto di vista, no? Che rimane dentro anche se la bocca è aperta. Quindi un urlo tragico, raccapricciante, violento, di fronte naturalmente a colui che è stato ammazzato, ma che in qualche modo ancora una volta ci rimanda alla condizione umana. Venendo in tempi più invece recenti, guardiamo a questo dipinto famosissimo che tutti conosciamo, Guernica di Picasso. Ricordate, il 26 aprile 1937, un bombardamento tedesco con l'appoggio dell'aviazione italiana, rade al suolo la città basca di Guernica. I tedeschi italiani sono intervenuti per essere dalla parte di Franco, naturalmente, no? Il dittatore. Tra il 1 maggio e il 4 giugno del 37, Picasso dipinge questo Guernica, che è il manifesto contro la brutalità e la violenza di tutte le guerre. Guardate appunto i personaggi, alcuni hanno proprio la bocca in un grido unico, in particolare questa donna sulla destra, che di per sé, no, inginocchiata, guarda sì verso l'alto, ma stravolta, no? Quest'uomo invece steso a terra, guardate sempre la bocca, e guardate quella madre col figlio, una maternità straziata. Proviamo a metterla vicino alla maternità di De La Tour da cui eravamo partiti, no? E con il bambino. Sopra c'è il toro, che in questo caso rappresenta il potere, no? I tori di Basan, noi diremmo con le scritture. Questo cavallo al centro, che però anche lui partecipa di questo dramma della violenza, no? Quindi anche, no, un coinvolgimento. Però anche qui, dentro a questo manifesto drammatico e denuncia appunto questo caso di una sofferenza procurata, no, dal potere, abbiamo sprazzi di speranza. Vedete sopra, sopra la mano che tiene la spada che si è rotta, c'è un fiore. Non so se lo vedete. Ma soprattutto poi c'è, oltre alla luce della lampadina in cima, che qualcuno interpreta come un tentativo, come dire, in questo buio assoluto, no? C'è una luce. C'è soprattutto questa figura che ha in mano quella lanterna, vedete? Vedete tutta la mano, e la figura è qua, il volto. Sembra un angelo, no? Un angelo sopra tutto questo, che tiene appunto questa fiaccola, questa lanterna accesa. Potrebbe essere l'angelo della morte che passa, no? Come nel testo biblico, però avendo in mano quella luce, potrebbe dire anche un tentativo di illuminare dall'alto questa realtà drammatica. Sempre guardando a Picasso, gli ho messo anche questa immagine. Donna che piange. Scusate se è piccolina così, ma vabbè, non ne ho trovato una più grande, però penso la vediate. Interessante, perché è dipinta nello stesso anno, 1937, in cui ha dipinto Guernica. Rappresenta la sua musa ispiratrice, che era anche la sua amante, Dora Maar, sua compagna, insomma, in quel tempo,
Siamo nel periodo cubista di Picasso. È interessante perché? Perché sempre in questo interrogarci se Giobbe sia semplicemente povero Cristo, abbiamo detto lo sfigato, o se sia la condizione umana, qui abbiamo quella operazione che fa l'arte contemporanea, moderna contemporanea, meglio diciamo, che a noi che veniamo dall'arte figurativa, da tutte quelle modalità splendide di rappresentare, no, l'essere umano, soprattutto pensiamo umanesimo, rinascimento, no? Quando vediamo sta roba qua, diciamo, ma che senso ha? Naso da una parte, gli occhi dall'altra, tutto questo, no? In realtà, no, gli artisti moderno-contemporanei farebbero un falso se rappresentassero l'essere umano in forme splendide e belle, non tenendo conto di tutto quello che la modernità e la contemporaneità ha vissuto. Perché lì è esploso quel mondo che noi pensavamo fosse, no, sistemato una volta per tutte, no? Quell'essere umano misura di tutto, vi ricordate Leonardo, no? E in realtà proprio siamo scoppiati dentro. Le guerre, le due guerre mondiali, il secolo breve, eccetera, eccetera, non stiamo qui a dire tutte queste robe che sapete meglio di me, però non può che essere così. E allora, al di là del fatto che, no, piange in maniera drammatica, però già il fatto che come scomposta, poi voi avete in mente altre immagini di Picasso dove questa esplosione è ancora più grande, ci fa davvero riprendere in mano quello che siamo. E per questo qualche volta forse abbiamo una reazione un po' così negativa nei confronti dell'arte moderno contemporanea, perché già, ma non si capisce niente, ma forse si capisce troppo. Ogni volta che c'è questo rifiuto mi viene in mente, perdonatemi questo, no, passaggio, ma mi sembra significativo, quello che si racconta nel Vangelo di Giovanni. Nel grande discorso eucaristico, no? Giovanni 6, quando Gesù dice: vabbè, questo pane in realtà è il mio corpo, è la mia carne data per la vita del mondo, prendete, mangiate. Che discorso è questo? È troppo duro, sì o no? Non dicono così. E si la svignano, tanto che poi Gesù dice agli amici più cari: volete andarvene anche voi. Quando noi leggiamo quel testo, diciamo, beh, per forza se ne sono andati, non hanno capito niente. Sto qua che dice la mia carne è data, mangiatela, facciamo i cannibali. E invece se ne vanno perché avevano capito. Avevano capito che mangiare quella carne, che sarà carne crocifissa, vuol dire davvero accettare fino in fondo la condizione umana dentro cui vivere l'amore. Non l'amore idealizzato, non l'amore. È per questo che il boccone non ti va nessuno giù e lo tieni qua, no? Ecco, in un certo senso la sgradevolezza di certa arte contemporanea, vedremo anche dopo, no? Ma anche lo stesso urlo di Munch, no? Noi la rifuggiamo perché ci riporta a riprenderci in mano in una maniera troppo forse. Che ci brucia dentro, no? Qui poi la donna addirittura mastica il fazzoletto, no? Per in qualche modo dire la disperazione, ma mi sembra significativa anche un'altra cosa, che qui è la rappresentazione di una donna col cappellino, vedete? Quindi noi diremmo la donna borghese, in un certo senso la moglie di Giobbe, da cui siamo partiti, no? Che sembra dire: sei tu il povero Cristo, sei tu lo sfigato, io no, sono vestita bene, no. E invece, capite, è una denuncia anche questo quadro, anche quella borghesia che sembra tutelata, anche tu che sei lì e hai tutto garantito, hai il tuo cappellino bello, no? Guarda che la sofferenza, il dramma, la disperazione è anche dentro la tua esistenza, no? Non credere di esserne immune, perché
perché sei la donna borghese col cappellino dentro la stanza, tutto no, sistemato, no? E quindi li ho messi insieme perché da una parte c'è la guerra, la violenza, la sofferenza procurata, no, la bestialità, però anche lì dove gli ambienti sembrano essere, no, ambienti che ti tutelano, la sofferenza è lì a interrogare e a dilaniare. E allora arriviamo a Munch. Allora, questo è un autoritratto di Munch fatto nel 1903, mi pare sia scritto, sì. Autoritratto all'inferno. Perché autoritratto all'inferno? Perché qui allora dovremmo rievocare brevemente questo autore, Munch. Vi rievoco brevemente la sua biografia per capire già il suo autoritratto, ma poi anche l'urlo. La biografia di Edvard Munch è segnata fin dai primi anni da gravi lutti, da perdite che lasceranno un vuoto incolmabile nella sua esistenza. Figlio di un medico militare, nasce nel 1863 a Lothen, un villaggio non lontano da Cristiania. È il secondo di cinque figli. Quando è ancora bambino perde la madre e l'amatissima sorella maggiore, Sophie. Più tardi moriranno anche il fratello Andreas e il padre, con il quale il pittore aveva sempre avuto un rapporto difficile. La sorella minore, Laura, sarà consumata dalla malattia mentale. Lo stesso Edvard Munch sperimenta più volte nella sua vita lo stato di malattia. Sarà affetto da alcolismo e crisi depressive. Nel suo diario c'è questo passaggio, c'è questa annotazione. Ho dovuto percorrere uno stretto sentiero lungo un precipizio. Da un lato le profondità del mare erano insondabili, dall'altro c'erano campi, colline, case, persone. Qualche volta ho lasciato il sentiero per buttarmi nel mondo vivente dell'umanità e lottare con esso. Ma sempre ho dovuto ritornare sul sentiero nel ciglio del precipizio. Allora comprendiamo perché, appunto, quando fa il suo autoritratto dica che è all'inferno. Ma veniamo appunto a il dipinto che ha dato il titolo a questa carrellata, l'urlo. Un dipinto che ha quattro versioni. Due sono state dipinte nel 1893, una nel 1895 e una nel 1910. Questa è la più famosa, quella in certo senso più riuscita. Due di questi dipinti sono a pastello, due invece a olio. Questo è a olio. Allora, mi aiuto con una lettura che così facciamo più presto, se no poi io chiacchiero troppo. L'urlo di Munch mostra in primo piano il volto di un essere umano totalmente sfigurato, la carnagione tra il giallo e il verdognolo. I lineamenti sono così alterati e scarnificati da rendere impossibile di distinguere se sia un uomo o una donna. Le orbite oculari sono due cerchi privi di colore e profondità. Il naso è scomparso, lasciando solo due punti neri a suggerire le narici. La bocca è spalancata in un urlo lancinante. La testa è clava, la sua struttura è più vicina a quella di un teschio che è quella di un essere umano vivo. Il busto è reso attraverso delle linee ondulate, ricoperto da una tunica scura, mette in risalto la magrezza e anche una mancanza di proporzione. È una figura che sembra malapena mettersi in posizione eretta, quasi manchi della spina dorsale.
Le braccia sono piegate, le mani appoggiate al volto in un gesto che da una parte sostiene la testa e dall'altra chiude le orecchie, come se la persona stessa non fosse in grado di sostenere il grido che lei stessa sta emettendo. Alle spalle c'è un ponte lunghissimo, due sagome scure di persone che si distinguono, abiti borghesi, sulla destra un paesaggio, un lembo di terra, il mare, alcune piccole imbarcazioni, un riflesso della luce del sole. Il cielo è al tramonto ed è reso con pennellate di giallo e rosso sangue. Attualmente, vedendo questo dipinto, ci chiediamo: ma chi è la persona raffigurata in primo piano? Molti pensano, anche per uno scritto che lui ha fatto, poi ve lo leggerò, che sia il pittore stesso. In ogni caso, al di là di chi sia concretamente, questo personaggio in primo piano, proprio perché non è possibile delinearne l'identità, neanche il genere, è l'intera umanità. Quindi è l'essere umano, ecce homo. Quindi abbiamo l'essere umano qui nella sua condizione. Perché grida? Ecco, sembra che questo grido sia come una reazione istintiva e primordiale e profonda, che è insieme per paura, per dolore, quasi sembra terrorizzato, scosso da questa sofferenza, ma si intuisce che è una sofferenza che prorompe da dentro, è dentro di lui. Ecco perché, anche per il periodo in cui è stato dipinto e poi ecco, per la biografia di questo pittore, anche perché poi si colloca all'interno di tutta una realtà anche artistica più ampia, si dice che questo urlo è specchio di uno smarrimento, di una solitudine, di una incomunicabilità, su cui indagano grandi di questo passaggio d'epoca tra l'Ottocento e il Novecento. Siamo a Schopenhauer, a Kierkegaard, a Ibsen, a Kafka, fino naturalmente a Freud. È come uno spettro interno, che viene rappresentato. Però, in parte qui si vede la natura che è coinvolta in questo sconvolgimento. Questi colori esagerati, questo contrasto cromatico, intenso, è come un pugno allo stomaco, come dire uno stato di cataclisma, qui no, sulla destra, sulla destra, perché appunto la realtà è filtrata dallo stato emotivo, di colui che urla. E a rendere come più tragica la cosa c'è appunto questa contrapposizione fra tutto l'urlo e lo sconvolgimento, no? Il movimento ondulato che non ha più equilibrio, che di tutta la parte diciamo destra, con invece la linea retta del ponte e i due che se ne vanno tranquillamente, come dire da una parte l'indifferenza di un mondo che invece non partecipa di questo, non raccoglie questa istanza che si sente in qualche modo di poter andare avanti, come torniamo sempre alla moglie di Giobbe che guarda dall'alto in basso, no? Scusa Dario, un secondo. Ci stiamo scollegando dagli amici che ci hanno seguito attraverso Radio Horeb. Noi continuiamo qui. Però salutiamo chi ci ha seguito attraverso il collegamento diretto. Bene, un saluto anche mio. Questo appunto specchio di una sofferenza quasi insostenibile viene raccontato da Munch sempre nei suoi diari, perché narra come è nata questa esigenza di dipingere questo urlo. In una esperienza concreta che lui ha fatto. Il racconto è questo, viene sempre citato quando appunto si illustra questo dipinto. Camminavo lungo la strada con due amici.
Quando il sole tramontò, i cieli diventarono improvvisamente rosso sangue e percepii un brivido di tristezza, un dolore lancinante al petto. Mi fermai, mi appoggiai al parapetto in preda a una stanchezza mortale. Lingue di fiamma, come fiamme di fuoco, coprivano il fiordo nero-blu e la città. I miei amici continuarono a camminare, ma io fui lasciato tremante di paura e sentii un immenso urlo infinito attraversare la natura. Ecco il tentativo che lui fa di dire da cosa nasce appunto questa rappresentazione drammaticissima della condizione umana. Venendo a un altro pittore moderno, contemporaneo diremmo, no? Vediamo queste due immagini tratte dall'opera di Francis Bacon, nato a Dublino nel 1109, morto a Madrid nel 92. È uno dei maestri della scuola di Londra, anche se lui è nato a Dublino, poi si è trasferito a Londra, e questa corrente veniva chiamata nuova figurazione. Voleva, appunto, aveva l'ambizione di rappresentare l'essere umano contemporaneo dilaniato dalle due guerre mondiali e quindi che riprende dopo questa realtà, ma come dire, lacerato in una maniera unica. In particolare, Bacon lavora molto sulle teste, ci sono molte rappresentazioni. Infatti, questa che vedete è una di queste teste. E sono normalmente teste di figure isolate, sono quasi tutte rappresentate dentro una sorta di gabbia, si intravede, no? Come una struttura che li ingabbia. E molte volte hanno questa bocca spalancata, che naturalmente in parte fa riferimento a Munch che abbiamo appena visto. Sono immagini di una drammaticità enorme, straripante di disperazione, però anche qui, un po' come vi dicevo della donna che piange di Picasso, che cosa fa Bacon, almeno in alcune sue rappresentazioni? Queste teste le rappresenta a partire da committenti che gliele pagavano, che erano spesso banchieri della City, che erano uomini naturalmente dentro il business, dentro appunto una realtà più che garantita. E lui però li rappresentava così, no? Questo è tipica appunto rappresentazione di un ritratto, in un certo senso, che lui fa di uno che gliel'ha commissionato. Però, ecco, come dire, cosa ci sta dentro, no? Vedete questo urlo? Poi lui è anche un uomo drammatico, lui era un omosessuale, vive la sua condizione in maniera molto appunto tragica. Non ho fatto a tempo, ma alcune volte, almeno in 2 o 3 volte, lui addirittura, un po' come in Guernica, c'era quel cavallo, no, che gridava, perché prende un dipinto di Rembrandt che è un bue squartato. Proprio vedete questi due pezzi. E cosa fa? Mette questi ritratti in mezzo, quindi avete alcune di queste teste che sono in mezzo a questi due pezzi di bue squartato, a dire ancora di più appunto la violenza che esplode di questa condizione umana. Questa operazione quindi la fa rispetto ai borghesi di Londra, no? Però lo fa anche nei confronti dell'istituzione, in particolare
dell'istituzione Chiesa Cattolica, perché lui naturalmente è un irlandese cattolico, la condizione omosessuale e tante altre realtà lo pongono. Quindi se mostri l'altra immagine, ecco, qui è uno sempre di queste teste, 1949, però fa parte di quegli studi che lui fa per rappresentare, cioè rileggere un grande ritratto di Velázquez di Innocenzo V, scusate, Innocenzo X, quindi è il ritratto di un papa. E qualche volta invece mette più robe da cardinali, insomma. In ogni caso è l'istituzione Chiesa, perché lui appunto la sfigura in questo modo, perché se guardate in internet trovate parecchie immagini, dove il grido è lì a dire anche appunto la realtà tragica di un'istituzione che in realtà è violenta nei confronti degli altri, ma è come violenta dentro se stessa, no? E quindi, capite qui, anche una denuncia che viene fatta. E in ogni caso, ecco, certamente tutta la pittura di Beco è un'altra grande interpretazione, ripeto, della condizione umana dei nostri tempi, anche qui pittore quotatissimo, no? Uno dei massimi, però che ci fa da specchio, come dicevamo, anche in maniera sgradevole. Concluderei questo itinerario, perché vi vedo che vi cala la palpebra, con tre tagli di Fontana. Lucio Fontana, nato nel 1899, morto nel 1968, di madre argentina e nasce in Argentina, a 7 anni invece viene in Italia. Lui fa tutto un suo percorso perché le prime opere in parte sono anche figurative, in parte si è anche cimentato in arte, tra virgolette, religiosa. Ci sono delle rappresentazioni, parlo della Via Crucis, altre cose del genere. Però tutti ricordiamo Fontana per i suoi tagli. Questo primo taglio che vediamo è proprio appunto questo taglio che è come l'urlo, tra virgolette, no? Perché questa superficie bianca perfetta, no? Splendida, in realtà viene drammaticamente tagliata, perché dice la realtà, la condizione umana, un taglio quindi che ci interpreta e interpreta il reale. Che però... anche qui c'è una sorta di paradosso. Perché? Perché questo taglio, non vorrei scandalizzare nessuno, ma è come, sapete che c'è un grande quadro, un grande, famoso quadro, che c'è al Museo d'Orsay a Parigi, L'origine del mondo di Courbet, no? È la vulva. Quindi è ciò da cui noi veniamo al mondo, torniamo, no? Quando siamo partiti, ricordate, il parto di Hirsch, no? Questo uscire dal grembo attraverso un trauma, attraverso una lacerazione, ma che in qualche modo va verso la vita anche. Quindi, leggendo in questi termini, no? Come fosse una vulva, in realtà non è solo la sofferenza drammatica, ma è anche la realtà che ci è consegnata da vivere, no? E questo, in altri tagli, in un certo senso, trasfigura un po' quello che Fontana ci presenta più verso la speranza. Ne vediamo altri due, questo. Vedete, non c'è più semplicemente il taglio puro e semplice, ma c'è una luce. Cioè mette la luce attorno per dire non è solo, no, ferita, ma è feritoia, frase che oggi ricicliamo spesso, ma credo che qui proprio venga rappresentato in maniera evidente, no? Che la ferita, che rimane ferita, rimane taglio, però, e ancora di più in questo terzo e ultimo taglio, mi sembra meno un taglio, perché però
se poi guardate bene, è proprio tagliata, no? Sembra più dipinta, ma in realtà è proprio tagliata col taglierino. Però vedete che è una scia di luce. E quindi ancora di più qui, no, la ferita diventa invece, possibilità che passi una dimensione di speranza e di luce. Ecco, mi piaceva un po' concludere il nostro itinerario con questo taglio di fontana che è già verso la speranza, perché? Perché anche quando in maniera drammatica o brutale o sgradevole, ecco l'urlo di Munch, l'arte ci presenta e rappresenta la condizione umana, in realtà già il fatto che venga rappresentata è già una trasfigurazione. Perché come noi quando raccontiamo ciò che ci stritola dentro, no? Per questo dopo il coronavirus si dice che bisognerebbe dare molto più spazio a raccontare, a raccontarsi, no? Perché è già un'elaborazione, è già un modo per consegnare noi stessi agli altri ciò che ci ha segnati, ma che potrebbe diventare anche apertura verso qualcosa che ci fa appunto camminare verso quella, no, impronta di luce che troviamo qua. E allora ecco perché ho voluto concludere con questa immagine, perché certamente l'Evangelo, come dicevo all'inizio, è lì a raccontarci il groviglio di morte e vita, ci narra anche di colui che, fattosi uomo come noi fino in fondo, mandato dal Padre, nello Spirito, fa propendere verso la speranza e la vita e la luce anche il Giobbe che drammaticamente è lì a grattarsi le piaghe e a contemplare la sua sofferenza. Grazie.